Siamo nello studio del dottor Salvatore Totti Licata, che è un noto docente universitario, formatore e criminologo. Siamo qui appunto per la sua professione di criminologo, visti i recenti avvenimenti riguardo al femminicidio e la violenza domestica. Criminologo, noi volevamo sapere, durante tutti questi delitti o di questi delitti, la professione del criminologo è... Lei interviene dopo che il fatto è avvenuto o prima a livello di prevenzione di... Allora, innanzitutto il mio approccio professionale è preventivo, quindi la cosa che mi interessa di più è come vittimologo essere interpellato quando si verificano quei fattori di dubbio su rapporti interpersonali nell'ambito eterosessuale o omosessuale, per cui ci sono dei rapporti che per questioni di violenza domestica o di violenza agita a livello psichico o a livello fisico. Magari qualcuno si pone una domanda di troppo, magari rispetto ai meccanismi di possesso e di atti persecutori agiti nella relazione, iniziano ad esserci tante domande, ma sarebbe utile intervenire ed essere interpellati anche attraverso semplicemente un momento di confronto per capire se la relazione che si sta svolgendo è quello che viene richiesto dalla controparte, è lecito o rientra in un illecito. Quindi è violenza di genere, non violenza contro le donne. Lei parlava anche di coppie omosessuali, vari tipi di rapporti. Assolutamente sì, non bisogna parlare in questo caso sempre, soltanto ed unicamente di femminicidio. Io in questo caso seguo uomini come seguo donne e a volte l'uomo di per sé ha questo istinto più animale che lo porta più ad agire anche con una violenza fisica e a compiere degli atti estremi di un certo tipo. La donna, in quanto stalker, può agire magari con altri principi, più perversi, più mentali, più di possesso che esercita sull'uomo, che deve stare attento a non reagire rispetto a diventare una bestia. Scusi, noi facciamo anche noi tante cronache in merito a questi fatti, ma dove c'è una domanda che la vogliamo porre. Dove finisce il confine tra il pretendere l'amore, anche che fugge, e l'inizio dello stalking, dello stalker? Qual è il filo? Cioè, ossia, se una persona mi lascia, io continuo a messaggiarla, fino a che è lecito il mio rivendicare l'amore, oppure... cioè, quando io incomincio ad essere uno stalker, secondo lei, come criminologo, vittimologo? Allora, partirei dalla parola libertà reciproca. Fin quando la relazione si svolge dentro una cornice di libertà reciproca, che vuol dire rispettarsi, amarsi secondo un principio e un canone di comportamento per cui io rispetto la persona con cui vivo, convivo e che amo. Quando questi meccanismi invece vanno oltre una normale relazione in cui la gelosia, per esempio, diventa perversione, non è amore. La gelosia agita rispetto a come mi vesto, a come parlo, a come incontro le persone, a come gestisco il denaro. Se nella coppia uno dei due interagisce troppo con l'altro solo su questi meccanismi, allora non è più amore. Ma chi deve intervenire per farmi capire, a me oppure alla controparte, alla compagna, al compagno, Deve per forza interagire un elemento terzo, quindi un consulente o una persona che da fuori possa aiutare. Ci sono tanti casi della cronaca, anche dell'ultimo anno, abbastanza recente, dove per esempio i primi familiari più vicini, quindi a volte i genitori dentro la coppia, magari sapevano di un meccanismo e una relazione ai limiti dell'essere lecita, che poi magari finisce molto male, finisce con gli accoltellamenti, con acido versato sul volto, finisce con fuoco dato alla persona. Purtroppo dopo la bestialità prende delle forme incredibili, quindi prevenire è farsi delle domande su: è lecito quello che sta accadendo dentro la coppia oppure no? Lo dico con una metafora. Il bicchiere d'acqua è formato dal bicchiere ed è formato dall'acqua. Se
Quell'acqua però non sa che può essere contenuta anche in spazi diversi o che può essere libera di scorrere. Fin quando quell'acqua, che è nella metafora è la vittima, non viene fuori da quel bicchiere, non sa che ha un potenziale diverso. Quindi il ruolo della politica, della società, a chi spetta questo, in caso di rottura di questi legami? Quale prevenzione come criminologo lei suggerisce, oppure se nei suoi libri, visto che scrive molto, ha già un'idea per migliorare, oppure per prevenire in tutti i sensi questi disagi? In Italia esiste già un parametro legislativo, quindi per me è normale che nel momento in cui seguo da consulente tecnico i miei clienti, in alcune situazioni può scattare, secondo la legge che è la 612, un ammonimento. Prima ancora di una querela o di una denuncia, insomma, ci può essere un ammonimento, che vuol dire che io avviso la mia controparte, quindi vuol dire la persona che verso di me agisce in un modo persecutorio, e viene avvisata in questura, convocata in questura affinché cambi comportamento. Ma molti sono avvisati e poi compiono lo stesso l'atto criminale. Dipende, però la logica è dopo intervenire in modo adeguato. Assolutamente, cioè è fondamentale che si agisca con un ammonimento e con il cambio di un comportamento da parte della vittima, se no non può funzionare ed è pericoloso. E per concludere, lei adesso cosa sta lavorando in questo periodo, sia a livello di libri, di professionale? Beh, sui libri ci sono varie cose, vari argomenti che sto trattando. In specifico su questo, sullo stalking, uscirà una nuova edizione del libro Stalking, una relazione da riconoscere, sempre con AB Editore, potete trovarla sul sito abeditore.com. È la logica di incentivare quello che è il meccanismo che lei mi ha chiesto, di prevenzione, far capire alle persone come potersi aiutare e trovare le strade per difendersi, per comprendere il fenomeno. Ma la cosa che mi interessa di più in modo preventivo è diffondere quello che è un meccanismo preventivo, ragionare sulle relazioni. Questo capita già tra ragazzi, oramai la parola stalkizzare è entrata come linguaggio comune tra ragazzi, attraverso WhatsApp, attraverso il modo di interagire in modo eccessivo. Vuol dire che siamo all'alba, date le difficoltà di relazione tra i sessi, di un nuovo ciclo di delitti efferati. Va bene, la ringraziamo. Grazie a voi e buona prevenzione a tutti.